noi non abbiamo svenduto nulla, per dire la verità. L'azienda è la stessa azienda che io ho preso in mano 7 anni fa e l'azienda ha sviluppato nel corso del 2013 un progetto attraverso un accordo tra il sindaco di Venezia, il sindaco di Padova e l'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti per fare una possibile fusione per servire 1.300.000 abitanti e la provincia di Padova e Rovigo, insieme con l'azienda Consorella che percorre le stesse strade, che si chiama Bus Italia. Questo progetto è venuto pronto il 26 di febbraio e è stato, diciamo, rinviato dal Consiglio Comunale del 24 di marzo. Noi abbiamo eseguito un ordine delle amministrazioni che risponde a una precisa volontà non solo delle amministrazioni pubbliche, compresa la Regione e lo Stato e Renzi, l'accorpamento delle aziende municipalizzate, ma anche a una volontà espressa dai sindacati più volte. Ci sono 40 aziende di trasporto nel Veneto, la volontà espressa più volte dal sindacato è di portare a un accorpamento, quindi non svendita, perché l'accordo che avevamo stipulato era un accordo molto equilibrato. L'azienda che opera in provincia di Padova e di Rovigo ha 370 autobus, noi abbiamo 235. L'accordo prevedeva la nascita di una Colosso, la più grande azienda di trasporto su gomma del Veneto, più grande anche della parte gomma di ACTV. ACTV è più grande perché ha i vaporetti, e questa proposta è ancora tuttora valida, perché quando abbiamo firmato un'opzione con due finestre, una il 30 aprile, che però è decorsa a causa del mancato approvazione del Consiglio Comunale, e una il 31 luglio. Adesso il nuovo Consiglio Comunale, nella sua perfetta libertà, nessuno, infatti è stato rinviato, nessuno impone questo, e per questo è una proposta, non una costrizione. Il Consiglio Comunale nuovo deciderà quello che intende fare dell'azienda e delle possibili alleanze, alleanze che portano poi a un biglietto unico, all'unificazione delle fermate, all'eliminazione delle sovrapposizioni, cioè un sistema di trasporto moderno che abbiamo cercato di disegnare, ma che però al momento è solo un disegno. Ed è una decisione del Consiglio Comunale quella di procedere oppure